Mi dispiace doverlo dire. Non ci può essere informazione che non esprima una certa tendenza. E ciò si vede già nella scelta dei contenuti, quando si deve scegliere su che cosa la gente dovrà essere informata. Per fare questo bisogna aver già stabilito in anticipo che cosa si pensa dei fatti. Decidere circa il loro interesse e il loro significato. Questo basta dimostrare che non esiste informazione che non sia di tendenza. Bisogna scegliere e il nostro intendimento determina la nostra scelta. Così, per esempio, lei può chiedere a qualsiasi professionista della televisione di far parlare una persona frontalmente o di farla parlare di profilo. C'è una bella differenza. Tutto è il risultato di una scelta. Dire che esiste della pura informazione come semplice trasmissione di fatti è falso. Voi tentate continuamente di imporre il vostro punto di vista al telespettatore e non potete impedirvi di farlo. Perciò la distinzione tra educare ed informare non regge in pure information is non existent and it is not only wrong distinction but it is a made for a purpose. ma questa distinzione non è semplicemente falsa essa risponde piuttosto a un preciso obiettivo perché permette di dire noi siamo obiettivi vi comunichiamo soltanto i fatti i fatti come sono e non i fatti come vorremmo che voi li vedeste i fatti semplicemente come sono questo è falso on the other hand you speak about education here D'altronde si parla dell'educazione come di un'imposizione necessaria. L'insegnante impone il suo punto di vista all'allievo, al ragazzo che deve essere educato. L'educatore è gravato da una grande responsabilità, mentre colui che informa, il puro informatore, pare che non ne abbia alcuna. Ma questa differenza non esiste. Se voi siete informatori responsabili, siete anche educatori. Ma se siete educatori irresponsabili, voi state trasgredendo le regole del gioco. Lei non può sottrarsi all'obbligo di educare. Lei, come educatore, ha una grande responsabilità. E così pure la televisione ha una grande responsabilità. Io credo che la maggioranza dei professionisti della televisione non si rendano conto appieno della loro responsabilità. Credo che non siano capaci di valutare l'ampiezza del loro potere. La televisione ha un immenso potere educativo e questo potere può far pendere la bilancia dal lato della vita o da quello della morte, dal lato della legge o da quello della violenza. È evidente che si tratta di cose terribili. You speak, you here, you to the idea that... Lei mi dice che io difendo edu... contro l'idea liberale il fatto so che le persone debbano essere educate, edu... educate e non informate. Questo ideale sedicente liberale è stato inventato do... ad hoc just... per non dover rivedere e trasformare That's il mondo dell'informazione. È un'idea inventata proprio e soltanto per questo, non è stato mai veramente un'idea liberale. Il liberalismo classico, sotto tutte le sue forme, ha sempre accordato una grande importanza all'educazione e un'importanza ancora più grande alla responsabilità. D'altronde. Tutte le correnti del liberalismo classico hanno insistito sulla necessità di controllare il potere. Il miglior mezzo è quello dell'autocontrollo. Un certo autocontrollo ci deve essere in ogni caso. Ogni potere, soprattutto un potere gigantesco come quello della televisione, deve essere controllato. La mia proposta è questa fondare un'istituzione come quella che esiste per i medici. I medici si controllano attraverso un ordine. La cosa non riesce sempre perfettamente. Ci sono medici che fanno gravi errori e medici che commettono dei crimini. Ma ci sono pur sempre le regole elaborate dall'ordine. Ben inteso, il Parlamento ha un potere legislativo superiore a quello dell'ordine dei medici. In Germania e in Inghilterra questa istituzione si chiama Camera dei Medici. Sul loro modello si potrebbe creare un istituto per la televisione. La mia proposta è che tutti voi, tutti voi che siete qui, siate registrati provvisoriamente come membri dell'istituto per la televisione. In seguito dovreste partecipare a una serie di corsi per sensibilizzarvi ai pericoli a cui la televisione espone i bambini, gli adulti e l'insieme della nostra civiltà. Così molti di voi scoprirebbero degli aspetti ignorati della professione e sarebbero indotti a considerare in modo nuovo la società e il loro ruolo all'interno della società. In ritengo inoltre che in un secondo tempo dovreste sostenere un esame per vedere se vi siete impadroniti dei principi fondamentali And on promise Superato l'esame, dovreste prestare giuramento, come i medici. Dovreste promettere di tenere sempre presenti quei pericoli e di agire di conseguenza in modo responsabile. You should promise that you will be always aware of these dangers and act accordingly responsibly. E' soltanto allora che potreste entrare come membro permanente nell'Istituto per la Televisione. Non mantenendo quella promessa perdereste la vostra licenza. Per avere la licenza che permette di lavorare in televisione bisognerebbe aver superato con successo l'esame e aver prestato giuramento. Nello stesso modo in cui i medici ottengono una licenza per lavorare in ospedale. And non rispettando il giuramento potreste perdere la vostra licenza. Promise, you. And you can, of Naturalmente vi dovrebbe essere possibile fare appello a un'istanza di giudizio superiore. Ma se questa confermasse che avete agito irresponsabilmente, perdereste il diritto a lavorare in televisione. Ben inteso, queste istituzioni dovrebbero essere lette a maggioranza da voi stessi. E la misura disciplinare che potrebbe togliervi la licenza dovrebbe provenire da una corte in cui fossero dei professionisti come voi a detenere il più alto potere. Bisogna stabilire delle regole. Quanto poi al modo in cui quelle regole devono essere formulate e modificate, Ciò dovrebbe nascere dall'esperienza concreta e dovrebbe pertanto essere oggetto di discussione. Le donne, le cortesie, io canto.